Sul piede di guerra residenti e commercianti di via Curtoli dopo l'istituzione del senso unico di marcia. Un provvedimento voluto dall'amministrazione comunale per motivi di sicurezza. Tuttavia una decisione ritenuta da tutti inaccettabile e calata dall'alto senza consultare chi vive e lavora in zona e che causerà problemi di traffico e viabilità con grossi disagi per le attività commerciali. Promossa una raccolta firme per il ripristino del doppio senso di marcia. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Siamo a via Curtoli, da alcuni giorni il Comune ha deciso di istituire il senso unico di marcia, una situazione di disagio per chi vive qui ma soprattutto per gli operatori commerciali come lei che qui ha una salumeria. Da due giorni senza avvisi e senza comunicati hanno chiuso un senso di marcia qui a via Curtoli. È una cosa credo inverosimile, una cosa non fattibile perché la strada è a doppio senso da 50 anni. Hanno detto che ci sono problemi di sicurezza qui per la scuola, ma credo che il senso unico non sia applicabile perché è l'unica arteria per far fluire il traffico in tutta la zona nord. Da un punto di vista commerciale penso sia davvero impossibile poter lavorare con un solo senso di marcia. Noi proponiamo e chiediamo il doppio senso come che venga ripristinato perché non ci sono proprio i motivi per poter... Sarebbe un danno e un disagio anche per le attività commerciali. Un disagio veramente altissimo perché con un solo senso di marcia le persone non si possono fermare. È stata fatta senza aver verificato sul posto le eventuali esigenze di chi praticamente abita o delle necessità che alcuni cittadini hanno. È stata un'assurda decisione presa per fattori politici, perché evidentemente faceva comodo a qualcuno. Faceva comodo a qualcuno o per non dispiacere qualche assessore, sindaco Palomba, che mi dispiace in questo momento ha toppato. Io lo conosco, il sindaco Palomba, abbiamo fatto vari incontri, ma abbiamo, evidentemente non si è preoccupato della conseguenza che aveva questo provvedimento. Problemi di viabilità e di traffico. Viabilità e di traffico, e non risolve il problema dei marciapiedi che non ci sono, perché si potrebbe benissimo mettere al limite per voler regolare il traffico un doppio semaforo di accesso e decesso. Un senso unico alternato. Un senso unico alternato, esattamente, si potrebbe anche fare questo. Io mi auguro che nel frattempo la buona amministrazione, i buoni cervelloni che abbiamo sul comune, perché il comune di Torre del Greco è fatto solamente di cervelloni che si alzano la mattina e pensano di aver risolto tutti i problemi. Non istituiscono i marciapiedi, non fanno i marciapiedi, non perché non sono utili, ma se fanno il senso unico alternato possono mettere tutti i marciapiedi che vogliono, però si elimina gli ingorghi che saranno in seguito. Oggi che non c'è nessuno, che sono tutti in ferie, si cammina con molta tranquillità. Ma quando si tornerà a pieno regime? Ho timore, non oso pensare che al momento in cui si tornerà a regime, soprattutto quando apriranno le scuole, soprattutto qui all'incrocio fra il giornalaio e la farmacia, presumo che si blocchi completamente Torre del Greco. Ho timore proprio per le mamme, per i genitori che dovranno andare a accompagnare i figli a scuola, che qua ce ne sono parecchie di scuole. A sostegno di residenti e commercianti è intervenuto anche Giovanni Pinto, in rappresentanza di tutti i comitati di quartiere e cittadini. Io ritengo che l'amministrazione comunale, con questa applicazione di una vecchia delibera che fa capo all'ex sindaco Ciro Borriello, che si rese conto dopo l'esperimento di aver commesso evidentemente una ingiustizia, a prescindere dal quel grosso incidente che ci fu in questa strada quando c'era il senso unico, si rese conto e fece un passo indietro. Questa amministrazione ha rispolverato quella vecchia delibera e l'ha applicata sic et simpliciter. Vi siete chiesti perché proprio in questo momento l'abbia rispolverata? Non si capisce perché è successo tutto in 24 ore. Quando l'assessore ha dichiarato che per un problema di sicurezza Via Curtoli rimane una strada insicura perché ci sono marciapiedi larghi 10 centimetri e... Infatti non è un problema di oggi. È un problema antico questo. Stiamo raccogliendo delle firme, stiamo facendo una petizione che verrà consegnata all'assessore Arramo e per conoscenza al sindaco. Bisogna fermare subito
questa situazione. Io ho notato che stamattina molte auto continuano a scendere contromano. Quindi non c'è nessuno che controlla? Non c'è nessuno che controlla, le moto stanno viaggiando a 100 all'ora, perché se qualcuno che pensava che era per un problema di sicurezza ha sbattuto proprio il naso.